Molto bene, ci eravamo lasciati qui con una stupita ciolla che dice: guardate qui! Potrebbe essere l'anomalia infatti la teoria di cui parlava il dottore nella scorsa puntata. Com'è possibile? È stata creata dalla... E infatti questo qui è una roba circolare, perché l'anomalia viene creata, i magi creano il guardiano, quello, il guardiano verme, esatto. Il guardiano verme cresce per millenni fino a diventare il suo stesso anomalia. Esatto. È stata creata dal guardiano stesso. Ho visto l'esplosione quando è crollato. Quando è crashato. Penso che fosse quello di cui stesse parlando Dana. Accesso al progetto. Potrebbe essere all'interno dell'anomalia? Se questo è vero, dobbiamo entrare. Dobbiamo entrarci subito. Attenzione. Lei si ricorda dove avevamo trovato il coso volante? Dentro l'anomalia. Bene. E non abbiamo ancora capito chi l'ha costruito, perché questo cazzo volante lo stiamo portando avanti indietro per i secoli. Per le epoche, esatto. Siamo noi che lo stiamo mandando avanti indietro. Dobbiamo prevenire Dana dal distruggere il tempo. Conto su di te, Link. Quindi andiamo in un altro, giustamente in un altro orizzonte temporale, che penso sia lo stesso in cui eravamo. E esatto. Infatti. Perché immagino che questo sia come il boschetto lì dei Sylph. Certo. Mm. Questo non era qui l'ultima volta che siamo venuti da queste parti. Giuro. Lo giurerei sul mio tomo antico preferito. Considerando quanto abbiamo alterato la linea temporale, confesso che tutto non ho questo, più dubbi. Sì, non ho più domande. Non ho più tutto. Inizio a perdere il senso. Ad ogni modo, il simbolo è lo stesso della pietra del tempo. Davvero? In effetti, la pietra del tempo. E pensare che io ne avevo, cioè, l'avevo sognata per così tanto tempo. Bene, andiamo a cercarla. Andiamo a cercarla. Ma come andiamo a cercarla? E chi cazzo si ricorda dov'era? Cioè, se la fortuna è dalla nostra, ci porterà da Dana. E raggiungeremo la fine della nostra quest. Della nostra missione. Sì, ma chi se lo ricorda dove cazzo era la pietra del tempo? Se mi ricordo bene, l'abbiamo lasciata sull'isola maledetta. Oh, carissimo. Ma secondo me dobbiamo. Ma lei provi a saltare, signor Lune. No, ma secondo me dobbiamo andare a cercare qui dentro. Quindi qui dentro ci dovrebbe essere. Eh no, dovrebbe essere nel coso. Ah, ma come facciamo a uscire di qui, signor Lune? Provi un attimo Flying Wing. Beh, ci sarà. Provi ad attivare la piastra. No. Perché abbiamo già aperto tutto qui. Eh sì. Ah, laggiù. Allora, torniamo un attimo indietro. No, forse il ponte era di qua. No, allora va bene dove stava andando, perché comunque il ponte è di là. C'è solo quell'unico ponte, poi da lì proseguiamo. No, deve fare il giochino dei. Ah, tuoi. Ok. Me lo ricordavo così stronzo per arrivare di là. Guarda che non ci sia una pietra del tempo. Batti, ce n'è una lì. Ah no, c'è anche quella. Adesso qui. Attiva quella, mi sa. O forse quella lì. Perfetto. Adesso, e già siamo nel secondo livello, quindi adesso lei. Esatto. Vada. Merda. Però provi ad andare. Ah, no. Un attimo. Lei basta che salta dritto. Ah, no, però non ce l'ho. No, perché finiscono il burrone. Esatto. No, c'ha ragione lei.
detto una sciapata. Una sciapata. Deve colpirlo quando è lì. Quando sono lì. Sì. Perfetto. Adesso salva. Salvi. No, non le fa salvare. Ok. Ce ne stiamo... Sì! Perché dobbiamo andare a prendere la cazzo di roba del tempo. Ah, quindi noi dobbiamo fare tutto quanto il passaggio, esatto, per andarcene. Allora era sull'isola dei pirati, non mi ricordo in che tempo. Quindi immagino, signor Lune, che noi sfonderemo alla fine il nostro... Questo qui lo sfonderemo alla fine sul... No, era l'isola era quella... Questa. Non era quella. No, è quella, questa qui. Secondo me sfonderemo il nostro aggeggino. C'era un punto in cui si fa atterrare. Ecco lì, guarda. Prendi per il culo. Sfonderemo il aggeggino sulla montagna del vento nel passato, perché altrimenti non è possibile andare poi a scoprire la stessa cosa. Infatti, trovata. Posso. Però si chiude il Magirit, ma tanto noi nessuno ce ne frega un cazzo perché ne abbiamo già un altro. Esatto. Quindi torniamo alla nostra epoca. Bene. Adesso è come quando in Final Fantasy sblocca. Però possiamo prenderla anche da di qua l'anomalia, no? Sì? Sì, certo. È come quando in Final Fantasy sblocchi finalmente il robo di Sid, il dirigibile. A quel punto è una cazzata. Ale. Oh, quindi per il potere di Grayskull. No, non era questo. Allora, e se gli mettiamo lo zucchero? Zucchero. Altro zucchero. Un portale. Link, veloce. Presto. Non capisco cosa Dana sta. Non capisco perché Dana sta facendo tutto questo. Ma dobbiamo stopparla in ogni caso. Solid Snail. Ricorda quello che. Allora, ricorda che Dana è in possesso del potere dell'arma. Non credo. Che saremo in grado di sconfiggerla senza un confronto diretto. Preparati a combattere. Sicuramente Dana ha le sue ragioni per fare quello che sta facendo. Non pensi, Link? Sì, no, non capisci un cazzo. È la donna, deve lavare i piatti. D'altronde sarebbe meglio se ce ne stessimo fuori dai piedi. E invece noi ci buttiamo dentro a capofitto perché siamo, esatto, degli inguaribili. E secondo me Link è il professor Giro, lo dico adesso. Beh, ma è un pezzo che lo dice questa cosa. Quindi. Cosa? È veramente strano questo. Sembra contenere l'intero universo. No, no. Non l'universo, il tempo stesso. Signor Rune, guardi, questi qui alla nostra sinistra, alla nostra destra, sono i castibuboli che dopo andiamo a sconfiggere nel laboratorio del professor Giro. È vero. Dana, dove siamo? Nel cuore dell'anomalia. Dove i magi hanno nascosto il loro grande progetto. Questo è il progetto, quindi. Ma perché sei così... in fissa per distruggerlo, esatto, sì. I magi volevano prevenire la fine del tempo, quindi iniziarono un progetto in al fine di curvare il tempo distruggendo il progetto distruggerà probabilmente il tempo. Ma se c'è anche una minuscola possibilità che
questo... che questo non succeda, deve essere fatto. Non c'è altra via. Ti sbagli, Dana. C'è sempre un'altra via. Beh, se vi credete così forti... Zelda. È sparita. Ciolla! No, Solid Snail, devi combattere. Attenzione. Oh, Link. Avrei sperato che almeno tu, alla fine mi avessi compreso. Cosa? Ma io sono direttamente connessa col progetto. Perché non sono in grado di cancellarti? Chi sei tu in ogni caso? Vabbè. Grande Link. Scontato. Grande Link che... Poteri upgradati. Puoi bloccare il tempo. Perfetto. Rallentare. Sì, esatto. Ci sono ora. Il nostro destino non è di comprenderci a vicenda, ma di combatterci l'un l'altro a vicenda. Oh merda. Ma sto balletto? Ceres. Si chiama Ceres, non si chiamava Dana? Ma se lei prova a entrare dentro, signor Lune? Ma credo che faccia male quella roba. Oh. Quelli non li ha attivati lei, quindi? Non lo so. Abbiamo fatto esperienza. Ah, devo distruggere quei cazzi. Ah, vede. No, signor Lune, secondo me li devi disattivare tutti in una volta. Come faccio a disattivarli tutti in una volta? Vede, questo qui adesso tipo è attivo. Quindi, no, allora, lei rallenta il tempo. Una volta che il tempo è rallentato, vede che questi qui sono due spenti e uno attivo. Vede, questo è spento e questo è attivo. Quindi lei deve curvare. Colpire quello lì. Esatto. Per poter accedere poi. Perché praticamente il potere di Dana è quello di. Merda. Ok. Capito. Merda, quello è grosso. Fa anche male. Mi dicono. Allora, quello non è attivo. Preso. Ok, vada. Mi faccio un male porco. Dai, devo resistere. Perfetto. Ma alla fine, dai, una volta capito il meccanismo, non è così difficile. Però credo che questa sia la metà della sua vita. Ok. Sì, diciamo era il suo primo stage. Esatto. Oh merda. Cosa diavolo? Oh Cristo beato. Bene. Infatti. Perfetto. Probabilmente poi ce ne sarà una nel presente. Ah, puttana merda. Cazzo. No, vabbè. Non è giusto. Siete teletrasportata?
Bravo signor Lune. No! No! Questo mi sembra... Beh, due colpi gratuiti così, però belli, eh. Ah, ma ah, bello. C'è l'effetto Pac-Man, cazzo! Ma allora è una figata. Perfetto, signor Lune ha quindi... Oh, cazzo! Cosa cazzo è quello? Ma che cazzo è? È diventato un mecha! Ma che... ma cos'è? Dai, per favore. Ok, quindi... probabilmente c'è solo una parte di lei che subisce danni. Esatto, quindi adesso è la pinna. Poi tra un 3 secondi sarà il... No! Vado, dottore. Basta che mi faccia riniziare da qui. Oh, cazzo. Ha preso un sacco di danno? Fa dei rumori un po' da cagna quando viene colpita. Vabbè, allora. Anche lei no, voglio dire. Ma... danna come la birra. Della Conad, ricordiamo. Vada! C'è. Raccolga, perfetto, irraccoglibile. Ha preso molti danni. Ha preso molti danni, però è anche vero che l'ha schiantata velocemente. E c'ha l'effetto Pac-Man, quindi... cioè, ho scoperto di avere l'effetto Pac-Man. Madonna, il dottore. Carichi. Adesso quando... come ha finito... vada! Senza le mosse di wrestling di No More Heroes, però esatto, non è la stessa cosa. Merda! Carichi! Niente. Ok, il dottore è riuscito ad arrivare al terzo livello, utilizzando solamente in questo... Mollalo! Ah, vita là sopra, in alto. Perfetto. È carico. Arrivano le bolle di merda. ...41 di vita, attenzione. C'è un cuoricino che sta arrivando. E un altro è qua sopra. Ah! Tre di vita, dottore, ricarichi... Non lo ricarica la vita? Vuole morire male così? Ora è 19. Ha 19 di vita, dottore. Perché vuole rischiarla? C'ha la cosa, c'ha il potere. Ok. 33 di vita. Ora la ricarichi al 100%, per favore. 37. 35. Al potere. No, niente. Ricarichi con la vita. 33. Guardi, facciamo così. Almeno mi faccia stare quando arriva prossimo allo zero. Al potere. Lei è a metà di vita. 31. Usi quel cazzo di... 29, 27. Al potere. Il dottore si è incaponito. 25, 23. 21. Madonna di 19... Oh, ce l'ha fatta! Ecco. Così impara. Ah, ok, no, c'è un momento serietà. Che cazzo è successo? Cosa? Ho finito il gioco, no.
No, mi schippi Link. Link. Non avrei mai voluto combatterti. E non penso che neanche tu lo voglia. Mi sta veramente distruggendo. La realtà. Penso che siamo andati troppo oltre. E non posso più vedere il passato o il futuro. Dobbiamo raggiungere la fine dei tempi. Abbiamo raggiunto la fine del tempo. Cosa succederà ora? Il progetto è stato distrutto dal nostro combattimento. Battaglia. Sarà abbastanza per finire il ciclo del tempo? Se non lo sarà, tutto ricomincerà da capo. Ricomincerà un'altra volta. Gli stessi episodi, gli stessi eventi. E le stesse sofferenze e lo stesso fatto per tutti noi. Se adesso si parte, il mio potere scomparirà. Link, io scomparirò. Link, e questo mi spaventa. Se adesso si parte il gioco da zero, Forse un giorno ci troveremo ancora. Se solo il destino rimane insieme, cambieremo questo mondo. Se io posso cambiare, tu puoi cambiare, questo mondo può cambiare. Attenzione. Ti aspetto, G. Quindi in verità Link è G. È G. Che non è necessariamente il professor Giro. Ma io lo sospetto, sinceramente. Che cazzo è? Sono palpitazioni. Sono le più grosse palpitazioni che... E quindi? Ora siamo Zelda! Possiamo suicidarsi. Hai sbloccato. Link non ritorna. Ritornerà da culo. Torna per te. Miss Zelda. Sono diversi giorni. Non possiamo continuare ad aspettare qui. Cosa suggeriresti, Ciaccia? Eh? Andarsene senza di lui? Io. Ciaccia ha ragione, Zelda. Non possiamo stare qui. Non so quale tempo o quale mondo giaccia innanzi a noi. Ma dobbiamo andare. Beh, andate allora. Andatene senza di me. Non me ne andrò da nessuna parte senza Link. Mithrella, Solid Snail. Sicuramente. Non ce n'è motivo, Ciaccia. Ha fatto la sua decisione. Dobbiamo rispettarla. Ti aspetteremo fuori dal portale, Miss Zelda. L'aspetteremo fuori dal portale. Non è vero. Andranno al primo bar sulla spiaggia. Andiamo allora. Andranno al primo bar sulla spiaggia a farsi un ciupito e... Link, dove sei? E qui, se l'avessimo chiamato Scooby-Doo, where are you? Sarebbe stato... Scooby-Doo, where are you? Link. E quindi? Non parla neanche più. E lei muore così, si lascia morire... Ma cosa mangia, tra l'altro? A meno che non sia in un punto in cui... Che cazzo è sta roba? Ma chi è quello? Quello secondo me è suo padre. Il padre di chi? Di Zelda. Questi sono dei bambini che giocano con il... Il guardiano aveva anche questi... Vedi che il guardiano felice gioca quello con i bambini. Quello è un Magilit che funziona. Questi sono i mammut che vanno contro l'orso. Ops! Vedi a fare incazzare il mammut. Sembra molto un finale, dottore. Lei cosa... Ma Link non sappiamo che fine ha fatto.
Tanto perché... Solly Snail lì ha trovato un compagno. Però si è fatto sgamare. Il re con Dalkin. Sì. Che ricordiamo su di scudi nella parte TBS. Parte che... Lei ha amato, lo so. Qui qualcuno che si è reso conto che gli abbiamo ciulato i soldi. Cos'è questo? È Demonia. Ah, questo è Demonia. Ah, ma quello è il re di Demonia. Sì. Dice, ma che ha distrutto tutte le mie giare. Madonna, si è incazzato il... Il decano. Il decano. Che ha fatto le orecchie alla mia... Che cazzo è quello? Quello è il sacerdote, il bambino che noi... Ah, il grande distruttore. Dopo che si è trasformato, però. Chiaro. Che è lui, sostanzialmente. Esatto. Lui è prima da grande, poi questo film... Ma me lo ricordavo così grosso. Ma perché lui è piccolo. Dopo, a un certo punto, dice... No, ti farò vedere tutta la mia potenza. E diventa lui. Quello è Mew. Mewtwo, chiedo scusa. Esatto. Ecco che fanno il danno. Lo liberano. No. Ci provano, però... Falliscono come sempre. Qua c'è il nostro amico... Quello lì è il cattivo di coso? Del monte. No, quello è anche il cattivo... È il mid boss nella serie di Metal Slug. Sì. E tra l'altro loro sono quelli che scappano dal Yuntai e diventano suoi amici. Esatto. Questi sono quelli del pupazzo di neve. Ah, perché loro stanno morendo, purini. Perché è il momento in cui si sciolgono esatto. I ghiacciai. Ah, vi odio tutti. Tutti vi odio. Sylph di merda. Cioè, 2 ore della mia vita buttate nel boschetto del cazzo del boschetto dei Sylph. E qui c'è il vecchio. Il vecchio perché è qui nel... Il vecchio dell'Alpe. Questo è il vecchio che... Era quello che era nella Valle del Vento. Esatto. Questa è Demonia. Attenzione però. Questo è il figlio di Coso e dice... Ricostruiamo esatto. Demonia, col cazzo. Facciamo un attentato terroristico per uccidere tutti. Sì, mi sembra una cosa molto più utile. Qui c'è Ciaccia e Ciolla. No! Hanno scopato e loro sono... È uscita Dana? È uscita Dana. Perché vede, non so se hai visto che c'era un fagottino con i capelli blu. E Zelda? E Zelda cosa fa? Non sarà mica lei il professor Giro. Dove sono usciti? Cosa mi significa questo finale? Ma come ha fatto? Cioè non capiamo come... Cioè capiamo tutto tranne come Link sia tornato lì e che Aurora avesse quindi Zelda, perché Zelda era all'oscuro di tutto. Che cazzo... Cosa mi significa sto no, finale? No, ma adesso io voglio sapere, ma come... Qual è il collegamento ovvio tra Link e Giro? Ma soprattutto, che cazzo ha fatto Zelda? Come ci è riuscita, esatto. Beh, vabbè, avrà avuto un sacco di tempo, ma il punto è... Che cazzo? Cioè, già Dana che è un incrocio tra Ciolla e Ciaccia, io non me lo sarei aspettato, devo essere onesto. Chi dei due avrà inseminato? Anche se si capiva che era un meta umano. Sì, certo, ovviamente. Ma infatti io supponevo che... Ma io lo supponevo più che altro perché Zelda era troppo legata a Link. E comunque c'è stato qualche dialogo di avvicinamento tra Ciolla e... Sì, ma io non l'ho capito sto finale. Io ho solo dei dubbi per quanto riguarda il ruolo del laboratorio Professor Giro del Professor Giro, perché comunque vorrei capire bene come si ricollega Link, perché quello è ovviamente Link. È chiaro. E allora, signor Lune... Ma non vada. No, voglio andare a capire che cazzo è. Allora, signor Lune, torniamo a noi. Allora, opinioni su questo gioco? Che non ho capito il finale. Va bene, adesso il finale. Ma io adesso devo capirlo.
Va bene, adesso inizio io allora. Allora inizi lei. Allora, premesso che sì, il finale poteva essere un po' più esplicativo perché lascia aperti dei dubbi. Attenzione, sono arrivati a un punto, eh. Attenzione. Beh, qui è dove... E dove poi c'è il Magilit. Sì, vabbè, non penso che quello voglia dire qualcosa. Ah no, adesso ce lo spiegano. Eh no, il cazzo, ripartiamo da capo. A meno che... A meno che Zelda non sia tornata indietro nel tempo. Oh, sei sveglio. Ti senti meglio? Eh no, questo è esattamente come... Esatto, il gioco è riniziato. Ah! Io. Questo... Spero che tu ti ricorderai tutto velocemente. Oh mio Dio! Ha capito che cosa è successo? Ha capito che cosa è successo, dottore? Io ho capito il finale in questo momento. Allora, siamo a 67%. Guarda, 67%. Carino il modo in cui ci hanno detto quanto siamo arrivati. Lei ha capito che cosa è successo? Gliel'ha spiegato adesso, nell'ultima cosa. L'inizio del gioco coincide esattamente con questo. Zelda ci ha riportato a casa in qualche modo e ha riavviato tutto dall'inizio. Sì, è stata lei. È stata lei. Lei sapeva già noi chi eravamo e che cosa sarebbe successo. Ha ributtato tutto con la consapevolezza. Lei ha fatto il reboot perché comunque. Lei ha fatto. Perché allora, comunque. Quello era il. Era il laboratorio del centro di ricerca del progetto, insomma. Esatto. Lei ha ributtato tutto quanto, ha portato Link a casa sua e ha riniziato la storia da zero. Voglio vedere una cosa però. Se noi adesso andiamo a cliccare Shiro Games. Vabbè, ritorna la schermata del titolo. E non è possibile fare il New Game Plus. Esatto. Quindi noi, il gioco si va finito in un colpo solo. Allora, e premesso che ci sono ancora... Ecco, allora a sto punto, va bene questa cosa di Zelda che fa ripartire il tempo. In ogni caso, lei non fa altro che riattivare il progetto. Esatto. I progetti creati dai Magilit. Abbiamo capito che il tempo è curvo, quindi i Magilit sono sia il passato che il futuro delle storie dei nostri personaggi. Esatto. Quindi loro sono... È vero che sono sia il passato perché hanno... Sì, esatto. Ma anche loro sono intrappolati in questo... In questo loop. Perché anche loro stessi considerano il tempo della storia principale come dei tempi oscuri, nonostante loro, curvando, diventeranno poi il passato della storia principale. Allora, trama bella, anche se io ripeto, voglio capire esattamente il ruolo del professor Giro, perché io sono sicuro al 100% che ha un forte collegamento con Link. E Link non è stato spiegato fino in fondo, perché Link sicuramente era appunto un magi che si è dato al progetto per salvare il mondo, e Link è la persona che deve è la causa stessa della curva del tempo, sostanzialmente. Sì. O Link è effettivamente il professor Giro, come io credo sinceramente, però perché comunque sia noi non sappiamo da che epoca arriva. Certo, ricordiamo che Link prima di essere Link era un magi, quindi potrebbe essere che lui fosse il professor Giro, poi si sia iscritto al centro, quello per il coso lì è stata risata la memoria, anche perché abbiamo visto che probabilmente mi viene da dire Zelda ha ripreso Link dall'inizio, quindi ha trovato un modo per far ripartire tutto il loop e perché non finisca mai. Quindi Zelda è artefice dello stesso destino di distruzione e quant'altro. Ed è sicuramente così alla fine, non sappiamo se fosse così anche all'inizio. E, anche perché fino all'intervento di Dana, che Dana è l'unica che riesce a discernere tra passato e presente con questa facilità. Esatto. E noi sicuramente saremmo rimasti nel loop. Ma è anche vero che il nostro intervento, l'intervento di Dana, sono necessari affinché il loop continui, perché Dana deve creare l'anomalia che poi succhierà fondamentalmente tutto. Rimarranno i magi che saranno
tecnologicamente avanzatissimi. E ributteranno. Ma sì, esatto, perfetto. Con l'intervento però a sto punto di Zelda. Esatto. E allora, parliamo del gameplay. Gameplay, allora, trama bella nel complesso. Forse in alcuni dialoghi dei personaggi un po' stucchevoli. Sarà anche che... Beh, in certi casi ricordiamo essere stato voluto. Quando becchiavamo, ad esempio, a Demonia il tipo logorroico che ci ha tenuto lì per un sacco sì, di tempo. Sì, sono d'accordo, però in generale... sì, molti dialoghi stucchevoli, molte cose che forse, non aggiungevano niente. Per carità, è un gioco di ruolo, sicuramente giocare un gioco di ruolo in coppia non è la sua natura. No. Però forse... Vi dico, da giocatore dei giochi di ruolo di lunga data, non così coinvolgente. Quindi diciamo, la sfera emotiva dei personaggi non così coinvolgente. Questo ovviamente quando due personaggi che non ti coinvolgono interagiscono tra loro, ti annoi. Questa è la verità. E carino il mondo che hanno creato. Carina l'idea di questo tempo curvo, che sinceramente è bellissima, veramente bella. Mm-hmm. E che scherza anche un po' con il fatto del primo Evoland, in quanto già nel primo Evoland c'era questo appunto prosegue nel tempo. Sì, in quel caso era più un'evoluzione in senso stretto. In senso stretto, solo in un'unica direzione. Qui invece giochiamo col tempo, giochiamo con tutto quanto, diciamo, quello che è il paradosso del viaggio nel tempo. Secondo me, vi dico la verità, non sono un esperto, ma ben fatta, mi è piaciuta. Sì. Le tipologie di gioco, veramente tutte, veramente ne sono state fatte tutte. Devo dire, tra l'altro, che in questi giorni su Facebook, lo diciamo il primo di aprile, quindi hanno finito sì, il gioco prima primo di aprile. Prima del 2018, dice, perché ancora si potrebbero creare... 2019, signor. 2019, esatto. Lo diciamo il primo aprile e diciamo che in questi giorni ho visto un gioco free to play... fatto vedere da su Facebook, in cui fondamentalmente si unisce il gioco delle gemme a dei combattimenti, ed è esattamente quello che Link ci ha fatto vedere qualche episodio fa. E vengono toccati molti generi, tutti quanti vengono solo toccati, non approfonditi, quindi comunque anche per un ignavo del genere sono abbastanza fattibili. Poi è chiaro, c'è a chi piace il TDS, c'è chi piace il muro scorrimento, la run a scorrimento orizzontale. Dobbiamo dire che io personalmente, forse il signor Lune sarà d'accordo con me, l'unica che vince su tutto è quello, il giochino delle astronavi, quindi sia le ultime due parti del boss, sia diversi altri scontri fatti, secondo me vincono a mani basse, perché sono, diciamo, i più gigioneggiosi. Sì. E cosa diversa, i puzzle forse un po' pesanti, ma è anche vero che è anche vero che sinceramente i puzzle game non è che sia un amante, quindi magari, ma è la parte che mi ha preso di più perché non sono abituato. E io, detto questo, gioco validissimo, ci abbiamo messo 22 ore, sicuramente lo potevamo completare in meno, però secondo me ne vale la pena di giocare. Noi l'abbiamo comprato una cazzata e vabbè, ormai voi l'avete visto, però... Tanto vi voglio vedere, adesso se noi andiamo qua, che cosa scappa fuori? Così, è per curiosità. Secondo me ripartiamo dal campo. Ah, okay, perfetto. Niente. Quindi siamo ancora al boss. Vabbè, giustamente non ci fa fare il New Game Plus, ma sarebbe... C'è da dire una cosa, per completismo manca veramente tanta roba. Sì. Perché le carte ne abbiamo veramente poche e niente, io sono... siamo consci del fatto che questo gioco avrebbe potuto darci molto di più, ma d'altronde chi di voi ha giocato giochi di ruolo nel passato sa che il gioco di ruolo poi la prima volta lo fai così e poi lo rigiochi maniacalmente, insomma, per completarlo fino al 100%. E un suo giudizio, signor Lune? Finalmente l'abbiamo finito. No, vabbè, a parte tutto, ci sono stati dei punti in cui mi sarei sparato nei coglioni piuttosto che andare avanti. Però è inevitabile che comunque sia, alla fine ci siamo divertiti, i colpi di scena ci hanno emozionato. Forse un po' pesante la parte centrale, mi viene da dire. Ci sono state delle parti che... Sì, alcune parti da rivedere. Un po' tanto, perché hanno ammazzato... Il ritmo. Guardi questa
questa carta non si chiama come le altre, CAA. Quindi è una carta forse probabilmente segreta, forse è una carta che viene quando sei un completo enable, tipo ottieni tutte quante le altre 60 carte, ti diamo la ti carta. Ti pigli anche quella. Esatto. Sarei curioso di cercare un video su internet in cui ci fossero tutte per capire che cos'è. Perché sono molto curioso, devo essere sincero. Comunque niente, abbiamo finito. Speriamo che questa serie lunga, abbastanza impegnativa per quelle che erano le premesse, vi sia piaciuta. Vi invito. Allora, posso dire una cosa? Il signor Lune viene anche da una storia sua personale in cui lei, il signor Lune, i giochi di ruolo non ne ha mai giocati. No. Forse qualche poca Zelda, roba, qualche poca Zelda, roba. Ma già Zelda è un gioco di ruolo con delle parti action, delle parti enigmi. Forse c'è poca recitazione. Qui c'è veramente tanto coinvolgimento, passami il termine, emotivo nei personaggi, ma è fatto male, quindi è quello che forse rovina. No, è vero, tanto non è che si può stare a parlarne. Niente, noi direi che vi possiamo salutare. Assolutamente sì. Vi invitiamo a seguire le altre serie, prima tra tutte Dead Nation, che sicuramente è lo opposto di questo. Poche chiacchiere, tanta azione. Esatto. E qualsiasi sia la vostra scelta, fatela sempre soltanto su Obless, il mio canale sul Tube Italiano. Ciao. Ciao. Boh, finito. Basta, non ne voglio più sapere. Ma signor Lune, le ho mai parlato di Legend of Dragoon? No, e neanche di Evolan 3. Un gioco. Ci sarà un Evolan 3? Un gioco su 4 dischi in PlayStation. Bello. Mi sembra, PlayStation 1 parliamo, mi sembra che avesse una durata media di 40 ore. Giocato poi bene. Madonna di Dio. Io adesso sarei curioso, adesso devo vedere se esiste. Vedo se trovo le RAM, signor Lune. Le ROM. Perfetto, ottimo. Sono molto contento di questa cosa. Benvenuti su Obels, il mio canale sul tubo italiano con il dottor Meg, il signor Lune. E iniziamo una nuova serie. Era un po' che non lo dicevamo e... Era un po' che non registravamo, devo dire la verità. Era un po' che non... Per impegni, prima per la fase estiva abbiamo un attimo... Il fatto che ci fosse tipo 1000 gradi in questa stanza, ci ha tenuto lontano dai microfoni, poi impegni personali. Esatto, ferie, ferie, cazzate varie. E... Era un po' che non iniziava una nuova serie, siamo molto eccitati perché la prima serie di questa... Cioè il prequel o comunque il primo capitolo, il primo capitolo, esatto, ci è piaciuto molto. Sì, ci aveva molto sorpreso. Sì. E speriamo che questo secondo step sia altrettanto interessante, gustoso. Ma direi non perdiamo tempo e lanciamo immediatamente la sigla. Non abbiamo detto che gioco, lasciamo la sospensione. Tanto c'è scritto nel titolo. Su Obels, il miglior canale su YouTube italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono il dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte... Ah, beh. È una fonte... Cioè...